Forte perturbazione quella dunque che sta colpendo e che stiamo continuando a raccontare, che sta colpendo il centro-sud d'Italia. Piove intensamente soprattutto sulla fascia ionica. La nostra inviata Isabella Romano si trova a Scanzano Ionico, dove molte strade sono allagate. Vediamo. Siamo sulla strada statale 106 Ionica, continua a piovere anche sulla Basilicata e guardate cosa succede, tutta l'acqua dai canali laterali non è più contenuta e straborda sull'asfalto. La polizia ha appena chiuso il sottopasso qui sia in direzione di Reggio Calabria che in direzione di Taranto. Si stanno registrando allagamenti in molti esercizi commerciali, sono circa 50 mm di pioggia caduti a partire dalla mezzanotte e la pioggia continuerà secondo le previsioni per tutta la giornata di oggi. Si segnalano le prime criticità, i fiumi sono a rischio esondazione. Il Basento, il Bradano, Gianni Fabris del Comitato Difendiamo le Terre Ioniche. Eppure questa è una strada che è stata realizzata neanche 10 anni fa. Questa è la dimostrazione di come quando si progetta male un'opera i costi la pagano l'intero territorio. La strada statale ionica ha permesso di arrivare velocemente dal confine con la Calabria a Taranto, ma ci lascia un grande problema, un'enorme diga costruita nel territorio, costruita male. Qui stai documentando i canali che non reggono più, l'acqua invade la strada, ma soprattutto tutti gli svincoli sono costruiti in maniera tale che chi ci vive a monte o a valle si allaga regolarmente. Il punto è chi paga il prezzo della modernità, se lo paghiamo tutti o semplicemente se noi che ne sopportiamo le conseguenze poi dobbiamo ogni volta registrare disastri come questo. Continua a piovere in Basilicata, in tutto il centro-sud sulla fascia ionica. Ricordiamo che meno di 2 mesi fa qui proprio in questo territorio c'è stata un'altra grave alluvione, 4 persone sono morte tra Ginosa, Marina di Ginosa e Metaponto e come vedete la pioggia continua a fare danni.